Allora, se siete d'accordo con me, adesso andiamo a preparare un paio di valigie. Andiamo un pellegrinaggio a Lourdes perché, signore e signori, ci ha fatto doppietta Mattia Destro. Una pippa di livelli stratosferici. Si sveglia contro la ex squadra esultandoci contro. Tu guarda, devi ringraziare che ci stava Calulo a difendere, perché se ci fosse stato Kier, col cavolo che te segnavi. Guarda, veramente ma tu veramente devi ringraziare tutti i santi che ci stanno là sopra, perché se avessimo avuto tutta la squadra completa adesso il Genoa avrebbe perso minimo 4-0. È vero, con i secco in mano non si va da nessuna parte, ma con i titolari avremmo sicuramente veramente umiliato il Genoa. Veramente, io non vedo l'ora che andiate in Serie B. Perché oggi siete stati in ba, avete vinto tutti i rimpalli, culo. La partita della vita, come se stavate giocando la Champions League. Veramente, io festeggerò quando voi andrete in Serie B, veramente. Una squadra scandalosa. Ma a parte questo, ragazzi, ripetiamo tutti insieme che l'obiettivo del Milan non è lo scudetto quest'anno, è la Champions League. Va bene così, abbiamo guadagnato un punto, ma siamo stanchi. Ok, essere stanchi, ma oggi sembravano ubriachi. Sembravano ubriachi. Quello che ha bevuto il vino stasera ero io, non dovevano essere di certo loro. Perché hanno fatto veramente degli errori neanche i pulcini fanno degli errori del genere. Mamma mia, regà, il flusso di coscienza oggi ve lo beccate tutto. Mamma mia. Mamma mia. A me a fine stagione mi devono regalare un defibrillatore, perché veramente non si può fare. Io non vedo l'ora che torna Kier, perché con Kalulu non si può andare avanti. Si è segnato, ma chi se ne frega, i due gol di destro li abbiamo presi per gli affari suoi. Poi, boio, un primo tempo veramente noioso. Le uniche tre occasioni che ci sono state da parte di Rebic in bocca al portiere. Calhanoglu su punizione in bocca al portiere e Castiglieco tiro fuori. Per il resto, veramente un primo tempo noioso. Cominciamo col primo gol di destro. Colpo da biliardo di Calabria, che tra l'altro, seguitemi su Instagram, con un filtro di Instagram sono riuscita a beccare Calabria e colpo da biliardo. Mi raccomando, Cristina.Tassi, seguitemi su Instagram per altri scleri sul Milan. Ma detto questo, continuiamo, perché non è finita qua. Perché risegna destro, perché non gli bastava uno, doveva fare il fenomeno con due gol. Spero che retrocedi in B, te e la tua squadra di merda. E che succede? Che segna Kalulu sul calcio d'angolo. Attenzione, un altro gol sul calcio d'angolo, incredibile, pure il Milan può farli. Ma non è servito a niente, perché oggi abbiamo giocato veramente da polli. È vero, ripeto, siamo stanchi. Mancano i titolari. Il Milan quest'anno lotta per la Champions e non per lo scudetto, come quelli là fissati e complessati. Perché tutti pensano che mo il Milan è primo e lotta per lo scudetto. No, deve essere un percorso graduale. Cominciamo a piazzarci in Champions, poi forse si parla di scudetto. Ma quest'anno lasciamolo ai complessati lo scudetto. Pensiamo ai nostri obiettivi. Stavo dicendo, ripeto, va bene tutto, ma oggi abbiamo giocato da polli. Abbiamo giocato veramente da polli. Anzi, forse i polli giocano meglio, con tutto il rispetto per i polli. Si è sentita la mancanza di Theo Hernandez, perché Dalot, ok che non è offensivo come lui, ma insomma un po' più de cazzimma, insomma. Non mi è piaciuto tanto Calhanoglu. Io non capisco perché, se metti Rebic e Leao insieme, bene, ma Leao deve fare la prima punta perché non c'è Ibra, e Rebic fa l'esterno. Non lasci Rebic prima punta e Leao fa l'esterno. Leao oggi è stato imbarazzante, non ha toccato mezza palla, sembrava Suso ai tempi d'oro. Paradossalmente, era una battuta comunque. Veramente, io non capisco perché non l'ha fatto uscire. Ha preferito far uscire Tonali, che stava giocando bene, per mettere Brahim Diaz, che ha giocato bene, tra parentesi, Brahim Diaz, e non leva Tonali, che ha fatto veramente schifo. Cioè, neanche ha fatto schifo, perché è come se non avesse giocato. Dici, ha giocato male, ma almeno ha giocato. Leao non ha giocato proprio. Rebic, prima punta, è sprecatissimo. Si è mangiato un gol che vi dico, fermatevi. Vabbè, poi Orsato fischiasse un fallo che fosse uno, ma ha fatto di peggio, quindi oggi è stato anche moderato, mettiamola così. Romagnoli, boh,
che sì, oggi non mi è piaciuto. Sembrava che stava a giocare a tedesca, non si capivano quei passaggi, quegli appoggi. Boh, Tonali abbastanza bene. Castiglie con, non so perché ha giocato, se Sané Mekers stava bene. Boh, io, questo video è un intero boh, perché non so neanche io che cosa dire. Niente, per ora mi tengo stretta a questo punto. Ce la giochiamo domenica, mi sembra, col Sassuolo. E lì si sveglieranno pure loro, Berardi, Locatelli. Prepariamoci a un altro sfogo di Cri. Detto questo, niente, siamo comunque imbattuti perché non abbiamo perso. Però diamoci una svegliata, porca miseria.